Terre, sapori e vini ancora con voi, ben ritrovati con i nostri aggiornamenti. Piemonte, provincia di Cuneo, parliamo di grandi vini in località Altavilla, 2 chilometri dalla dolce città di Alba. Roberto Abbellonio, Alessandro Bottallo, azienda agricola Cascina Piccaluga. Ho detto che parleremo di grandi vini, Roberto, ma prima di tutto parliamo del territorio che abbiamo raggiunto. Sì, siamo ad Alba, come hai appena ricordato. Siamo sulla prima collina intorno ad Alba, ci troviamo, l'azienda ha un'altezza media intorno ai 300 metri, quindi va dai 300 ai 350 metri, questa è l'altitudine. Terre di Langa, che come potete vedere oggi è un grande vigneto, è un grande paesaggio, ma 65 milioni di anni fa qua c'era un bel mare, era il Gran Mare Padano, tra l'altro uno dei mari più profondi del mondo. E se c'è stato questo sollevamento e ha originato queste terre arenarie, terre sedimentarie, marnose, argillose, anche gessose, che hanno dato origine al gran territorio della Langa. Allora, quando si parla di grandi vini si parte chiaramente dalla vigna, perché la bottiglia dicono tutti che nasce in vigna. Parlami del terreno e dei vigneti soprattutto. Allora, i vigneti. Alba ha la fortuna di avere grandi denominazioni. E nell'azienda noi contiamo quasi tutte queste denominazioni, perché coltiviamo il Nebbiolo d'Alba, la Barbera d'Alba, il Dolcetto d'Alba, il Moscato d'Asti, Langhe Favorite e Langarnese. Quindi c'è una grande tipologia di vigneti coltivati. Ognuno è collocato nella posizione migliore per quelle che sono le caratteristiche dei singoli vitigni, proprio per esprimersi al meglio in quella che è la sua qualità. Tra l'altro ho visto vigne giovani, ma vigne anche molto vecchie. Sì, abbiamo vigne giovani, la media aziendale è sui 35 anni, però abbiamo due vigne che sono vicine ai 100 anni, quindi compiono il secolo di vita. Sono vigne barbere che hanno la caratteristica di non essere innestate, quindi su franco. E questa è una cosa rara, perché oggi non si trovano più sempre viti innestate, e questa è anche la particolarità del gusto di questa barbera, perché non è innestata ma è su franco. Ho detto di parlarmi dei terreni in questo senso, Roberto, cioè tra un ettaro e l'altro, tra un posizionamento e l'altro, c'è differenza nel territorio? Sì, questa è la variabilità, questa è la nostra grande ricchezza, questo è quello che tutti cercano di sfruttare, perché ognuno fa dei grandi vini, tutte le aziende fanno dei grandi vini, fanno delle eccellenze, però tutti fanno prodotti diversi. Questa è la vera caratteristica del territorio della Langa e del territorio piemontese italiano in generale. Sicuramente i vini piemontesi, i vini italiani non sono standardizzati, cosa che capita in altre parti del mondo, sempre vini molto buoni, ma forse con omogeneità di gusto e di profumo molto più marcate rispetto al nostro. E a proposito di vini, Alessandro, enologo aziendale, che vini si producono qui a Piccaluga? Allora, come già accennato Roberto, produciamo sia vini bianchi che vini rossi. Vini bianchi sono tutti vitigni autoctoni del territorio, quindi Langhe Favorita, Langarnese e Moscato d'Asti. Mentre invece per quanto riguarda i vini rossi abbiamo Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba Superiore, nelle annate migliori, e Nebbiolo d'Alba. Hai citato il Moscato, sia secco che dolce? Sì, a partire dalla vendemmia 2016 abbiamo sperimentato la vinificazione del Moscato in tipologia secca e siamo usciti con la nostra prima vendemmia, la prima annata. C'è qualche sorpresa futura anche per i rossi? Sui rossi sì, avremo una novità a partire dal 2018, perché andrà in produzione il Barbaresco. Roberto caro, sei stato gentilissimo. Grazie, gentilissimo anche Alessandro. Anzi, Alessandro, lavora un po', perché gli enologi mica che lavorano poi così tanto. Prendi la bottiglia, versaci qualche cosa di buono da bere, così completiamo in bellezza con terra e sapori e vini. Naturalmente l'appuntamento che porta nelle vostre case, che cosa? Quell'Italia che piace, l'Italia meravigliosa, il nostro bel paese e i prodotti. Vai, vai, veloce, 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 forza, forza, anche no, che dai, una, dai, 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 un goccio.